Salve ragazzi, sono Andrea Bruno. Molti di voi già mi conoscevano per i miei racconti di viaggio. Questa volta sono qui in una veste molto particolare, sono qui per la rubrica Smascherati, una rubrica che si prefigge di fare il punto della situazione di chi in Italia opera nel settore web a livello di webmaster, di SEO, di grafico pubblicitario, ovvero a livello di quello che si prefigge di dare agli altri un qualcosa di più. Non parlerò dei blog, perché i blogger non ne possono niente dal punto di vista tecnico, dal punto di vista, diciamo, di quello che è quello che c'è dietro il sito internet. Loro utilizzano degli strumenti che gli sono messi a disposizione da chi in realtà opera nell'internet a livello molto professionale. Allora, questa volta vi voglio parlare di un sito molto interessante, un sito che non è stato preso a caso perché è un punto di riferimento, almeno per la panoramica italiana, per chi opera in rete. Il sito si chiama Alverde. Molti di voi sospetteranno che vi voglia parlare di Alverde per qualche cosa di personale. Ed infatti qualche cosa di personale c'è, perché io oggi sono entrato in quel sito dove scrivo già da diversi anni. E sotto il mio username, guardo, c'è scritto banned, ovvero bannato. La mia prima impressione è stata: ma come cazzo è che mi hanno bannato? Ci ho messo 5 secondi per capire le motivazioni, il perché mi hanno bannato dal sito. È stato semplicissimo, dato che hanno cancellato il mio ultimo post nel forum. Il mio ultimo post del forum è un post in replica in un topic di qualcuno che cercava nella panoramica italiana un professionista del settore che riuscisse a fare un sito con il social network, ovvero un sito sulla falsariga di Facebook. Lui chiaramente non pretendeva tutte le funzioni, però aveva bisogno delle funzioni classiche che hanno tutti i social network, ovvero quella di poterti creare la lista amici, quella di poterti creare la bacheca messaggi, ovvero quella che in inglese è chiamata wall, dove viene aggiornata con degli eventi, e di creare tutta quella sistemistica, la possibilità di avere più iscritti, la possibilità degli album fotografici, se non mi sbaglio non era richiesta, però chiedeva un sito che potesse mettere in piedi quello che si definisce come social network. Richiesta molto interessante, soprattutto perché è rivolta nella panoramica italiana. Chi è che nella panoramica italiana può realizzare qualche cosa di simile, qualcosa del genere? Non è che ce ne sono tanti, anzi, secondo me, proprio non c'è nessuno che può realizzare qualche cosa di simile. Il social network, al massimo, qualcuno te lo può mettere in piedi con cose prese a sbaffo da altri che lavorano nel campo del freeware, dell'open source. Ecco, uno ti può fare un accrocchio, ti mette insieme questo, quello, il plugin, poi l'aggancia, fa il bridge, cioè ti mette qualche cosa che in qualche modo può funzionare. Ecco, qui va. Siccome io nel mio ambito del dilettevole, io mi diverto a sviluppare anche applicazioni per il web, io ce l'ho il motore, l'engine che ti può permettere di mettere in piedi il social network. L'ho fatto tutto interamente da zero, non uso prodotti di terze parti. Chiaramente, quando ho letto la richiesta di quello lì, ho detto: guarda, puoi andare sul tal sito, il software lo trovi già pronto, già fatto, e lo puoi scaricare, è open source, non costa niente. Che io ho risposto in questo modo qua. Secondo voi uno per una roba così deve essere bannato? La panoramica italiana ha delle alternative? Offre qualche cosa? La panoramica italiana non offre nulla, tutta gente che mette insieme accrocchi tirati dentro dall'open source. Vendere un sito creato, messo in piedi con degli accrocchi presi dall'open source non è una cosa legale. Non è una cosa legale perché, prima di tutto, gli sviluppatori che si cimentano, che lavorano gratuitamente dell'open source, lo fanno con spirito di altruismo, con spirito di aggregazione, magari lavorano con altra gente, così. Non lo fanno a scopo di lucro, per cui non è giusto che qualcuno lucri su un prodotto che viene venduto e distribuito gratuitamente. Visto che mi sono sentito in grado di poter suggerire alla persona che chiedeva su Alverde dove poter trovare un software
o qualcuno che gli facesse un software per creare il social network, io gli ho risposto mettendo al link al mio prodotto open source, un prodotto di cui non ci guadagna assolutamente niente, il sito non c'ha nemmeno la pubblicità. Io ho suggerito qualche cosa che poteva essere utile ad un utente che scrive su Alverde. Una cosa molto interessante, molto particolare, è che Alverde è un sito che ha il suo punto di forza su tutta questa massa di utenti che lì dentro scrivono, richiedono qualche cosa, suggeriscono qualche cosa, e questi danno un valore aggiunto in più al sito di Alverde. Per cui non reputo giusto il fatto che mi hanno bannato per un suggerimento così. Una cosa molto interessante del sito di Alverde è che c'è tantissima gente che vuole fare qualche cosa, che ha bisogno di questo, di quello, di quell'altro, e dal punto di vista tecnico chiede qualche strumento. Tutti suggeriscono, no, usa WordPress, c'è questo plugin WordPress, vai lo metti, no, è meglio in questo caso usa Joomla WordPress, usa questo, usa quest'altro. Io siccome mi ritengo esperto del settore, anch'io ho un CMS, il mio CMS è meglio rispetto a Joomla e WordPress di 100 volte, perlomeno dal punto di vista tecnico e dal numero di funzionalità intrinseche del CMS. Io chiaramente ho suggerito, e quando qualcuno chiede, io so che il mio CMS è idoneo. Su Alverde o in altri siti, no, non dico Joomla WordPress, io dico vai su questo sito qua, tu trovi un CMS, lo provi, è gratuito, non costa niente, non c'è le royalties. Sistematicamente mi capita, mi ha proprio deluso che mi è successo su Alverde che vengo bannato. Ma allora è anche una discriminazione per chi opera nel panorama italiano, è fregato. Io perlomeno ho la fortuna, io non mi ritengo partecipe al panorama italiano degli sviluppatori, perché io vivo all'estero ormai sono quasi 20 anni, poco ci manca, sono 20 anni, mi sono tolto dall'Italia, ma io mi sono tolto dall'Italia anche per questo, perché l'Italia da questo punto di vista qui è un paese di merda. Ma allora perché un sito dentro, 1000 link, arriva uno, mette qualcosa di diverso, lo bannate perché è suo. Allora io dovrei avere la gente che non sono io, che quando qualcuno chiede dice no, vai, usa quel. Allora no, perché in quel caso lì tu linki qualcosa che non è tuo, allora va bene. Però se tu proponi qualche cosa che è tuo, allora nel panorama italiano deve essere subito, ti tagliano subito le gambe, perché dicono, no, quella è pubblicità, ho capito, ma gli altri che linkano WordPress, Joomla WordPress, non fanno anche loro la stessa cosa? Non riesco a capire questo tipo di discriminazione. Poi tra le altre cose, Joomla e WordPress non sono neanche degli applicativi proponibili, perché in tantissime cose, soprattutto quando la gente chiede, la gente sa già che si deve fare il blog, deve fare il sito con quattro cazzatine, c'è Joomla e WordPress, van già e se lo prendono. Quando la gente chiede qualche cosa di particolare, ha bisogno di qualche cosa di più. Allora in quel caso lì sei obbligato a suggerire qualche cosa di diverso. Nella fattispecie del ban che mi hanno dato a me su Alverde, è un ban messo, tirato avanti da gente che specula su quelli che scrivono in questo sito internet qua. Perché a me mi hanno bannato che ho proposto una roba open source gratuita. Poi sotto a scendere, compresi anche gente coinvolta con l'amministrazione del sito, tutti a proporre prestazioni professionali. Allora a quel punto lì la cosa entra anche nel conflitto di interesse, perché tu crei un sito pubblico, nel senso che la gente che si iscrive al sito è gente pubblica, può entrare chiunque, utilizzi il fatto che questa gente qui scrive, chiede, risponde, dà informazioni, però poi quando salta fuori qualcheduno che gli puoi proporre qualche cosa che già esiste gratuita in internet, però visto che tu gliela puoi proporre, si riesce a vendere qualche cosa di cui non c'è bisogno, allora in quel momento lì entra il conflitto di interesse, perché ti togli dal cazzo quello
dà il suggerimento gratuito e mette in evidenza chi invece propone qualche cosa, chi lucra su tutto questo aspetto qua, sul fatto che tu c'è gente dentro a UFA che chiede e ti dà il valore aggiunto al sito e cerchi di proporre di vendere anche qualche cosa anche tu. Ecco, questa cosa qui non va assolutamente bene. A questo punto una domanda sorge spontanea. Solverde.net, chi è che applica i ban? Vi farò vedere con un clip chi è il moderatore che agisce in questo modo all'interno del sito. Come avete potuto benissimo vedere dal clip, si tratta dei cosiddetti bimbo minchia. Tuttavia, ciò non giustifica l'operato del sito. Non è normale che un sito che si reputi autorevole, che ha anche una certa posizione, metta nel ruolo di moderatore gente che non sappia adempiere al proprio lavoro. Evidentemente, visto che succede questo, c'è anche complicità da parte di chi il sito lo gestisce. È mia intenzione finire qua, ho preparato un piccolo videoclip nel quale vi dimostro un webmaster nel panorama italiano mentre si cimenta in una sua realizzazione, però prima di finire qua voglio integrare il tutto con qualche informazione legislativa e giuridica. Dal punto di vista legislativo, un forum nel quale partecipano tutti è un luogo pubblico. Dal punto di vista legislativo vi è anche la distinzione tra un sito, un circolo in cui gli utenti sono anonimi o un sito in cui gli utenti sono autenticati. Nel caso di un forum difficilmente abbiamo dei forum con gli user autenticati, cioè sono tutti anonimi, anche quello che mette il suo nome e cognome e si autentica con l'email, ma se poi l'email non è un'email certificata, non abbiamo una lista di utenti autenticati. Diciamo che nel sito scrive il pubblico. Ma di chi è la proprietà intellettuale del forum? Del proprietario del sito o di chi ci scrive? La risposta è molto semplice, la possiamo evincere dalle clausole di iscrizione al sito. Se la proprietà di un sito nel quale vi è un forum non si assume la responsabilità sui contenuti scritti dai propri utenti, vuol dire anche che non si fa propri quei contenuti, non se ne impossessa. Se in un sito la responsabilità civile e penale rimane di chi vi scrive, vuol dire che il sito fa solamente da contenitore, ma i contenuti rimangono di proprietà dell'utenza, ovvero del pubblico che accede in maniera anonima e va a scrivere lì dentro. Ti vuoi impossessare dei contenuti? Ok, allora ti devi prendere anche la responsabilità civile e penale di quello che i contenuti vanno a dire e diffondono nella rete. Non puoi fare il ragionamento quando c'è la merda gliela dai agli altri e quando c'è il beneficio te lo prendi per te. O ti prendi tutte e due le cose o lasci stare. Ritornando ad Alverde, io ho preso il database del loro sito e l'ho messo qui su questa chiavetta. L'ho messo qui su questa chiavetta in maniera preventiva perché se ancora dovessero presentarsi dei casi di questo tipo come è successo a me, io prendo il loro, il forum pubblico e lo ripubblico da un'altra parte. Chiaramente chiederò il consenso all'utenza della rete. L'utenza della rete è la quale è proprietaria di quello che va a scrivere in giro nel web. Ho già pensato al sito anche un nome abbastanza interessante che ricalca quello che è lo spirito di Alverde, un nome che è un sinonimo, e il nome è Alla Frutta, ovvero il panorama di chi cerca di guadagnare in internet, sono tutti squattrinati che sono Alverde, ovvero sono Alla Frutta. Questo è anche un po' il significato del nome di quel sito lì, vuol dire che è un ritratto di quella che è la panoramica italiana di chi si cimenta in internet e cerca di tirarcene fuori qualche cosa. Ciao ragazzi, questa puntata finisce qua, guardatevi il clip nel quale vi dimostro un webmaster nel panorama italiano mentre si cimenta all'opera e ci vediamo alla prossima!